Giovani che si raccontano ad altri giovani, esperienze maturate in campo amministrativo, impegni per il futuro, voglia di mettersi ancora a disposizione della città. Le nuove generazioni si sono messe in gioco nell'evento che è stato organizzato a Ferentino, a Villa Gasbarra, dall'associazione Volume, che fa riferimento al sindaco Antonio Pompeo. Ma stavolta sono stati i ragazzi i protagonisti. Oltre a pensare al futuro, noi pensiamo al presente e a quello che stiamo dando a una città. Questo grazie alle iniziative e alla sostanza che sta mostrando questa amministrazione, capitanata da un sindaco che sta facendo soltanto del bene. Non a caso Ferentino viene vista come una città cantiere, presa ovviamente come punto di riferimento in tutta la provincia di Frosinone. Noi ad ogni modo continueremo a programmare nuovi interventi, nuovi progetti, affinché questo sia soltanto l'inizio del lungo percorso che arriverà oltre il 2023. È bellissimo vedere questa serata ricca di giovani partecipata da chi vuole costruire il futuro di questa città. Noi siamo contenti per la considerazione, per l'attenzione che Antonio presta nei nostri confronti tutti i giorni, coinvolgendoci nelle iniziative e spronandoci a fare sempre meglio per la nostra città. L'esperienza dei più grandi da una parte e l'entusiasmo dei più giovani dall'altro, è questo il giusto mix per poter amministrare nel modo giusto. Sto vivendo una bellissima esperienza come sindaco con tanti giovani che ricoprono ruoli amministrativi, consiglieri, assessori e devo dire che stanno facendo un grandissimo lavoro, ma soprattutto regalano sorrisi, entusiasmo e coinvolgimento alla nostra amministrazione. C'è bisogno anche di questo per fare squadra e soprattutto per trovare le energie per fare sempre di meglio per la nostra città. La vita di un amministratore locale la conosciamo tutti, ansie, preoccupazioni, pensieri, quindi avere una forza giovane al fianco che ti supporti, che ti spinga, ma soprattutto vederli coinvolti e interessati alla vita della propria città è veramente un bel messaggio. Non si deve temere l'impegno dei giovani, anzi si deve puntare su di loro e sul loro entusiasmo. Non dobbiamo temere i giovani, dobbiamo coinvolgerli, l'esperienza ce n'è sempre bisogno, ma l'esperienza si può mettere a disposizione dei più giovani anche non ricoprendo ruoli in prima linea.